grandi rivoluzioni, di fronte ad una possibile rivoluzione vicina, oggi non servono più occhi per vedere, orecchie per sentire, che ha dimenticato tutto. Ha dimenticato che la civiltà umana negli ultimi 10.000 anni ha tre centri. Una è la Mesopotamia, dove è nata l'agricoltura e la scrittura, l'altra è l'area India e Cina. Mille anni fa erano all'avanguardia delle tecnologie loro, in Europa c'erano la miseria e la peste, e lì si prendevano i metalli, si stampava macchina, eccetera. L'area, oggi si dice, viene costituita un'idea euro-mediterranea, ma per molti secoli c'è stata un'area euro-mediterranea. Siamo dimenticati tutto, siamo dimenticati che si leggeva Aristotele, che era la vicenda dell'eroe. Diciamo, Leonardo Pisano nel 1200 portò i numeri arabi, appunto, che poi non erano arabi, erano mondiali. Mille anni prima l'India aveva, non solo vanno zero, ma aveva tendente infinito, c'è avuto Leibniz 2000 anni dopo per aver finito. Non ho finito. Cioè, ci siamo dimenticati tutto. Io, naturalmente, ognuno di noi è ignorante. Ho scoperto per caso, qualche tempo fa, questo Al-Khayyam, che è contemporaneo di Dante Alighieri, visto che sono grande poeta di sonetti d'amore, il quale, diciamo, nel 1300 gli venne in mente che insomma, come faceva a essere il sole a girare intorno alla Terra? Non era credibile. Era la Terra che girava intorno al Sole, ed ha calcolato esattamente l'orbita della Terra e dei pianeti che poteva vedere senza avere il cane chiaro, Marte, Venere, 500 anni prima di Galileo Galilei. Cioè, ci siamo dimenticati che questa è stata un'area di formazione comune di una cultura. Lo sapevamo quando c'era Repubblica Marinare, e ora l'abbiamo dimenticato che c'era Repubblica Italiana. Fortunatamente siamo a 150 anni. Quindi il nostro dovere è far capire la profondità degli eventi storici e ridarci un orizzonte. Europa futuro, se ha questa visione larga, e il mondo un futuro se la globalizzazione viene radicalmente riformata, perché così porta a disastro. Punto di vista della sostenibilità, dell'ambiente, del pianeta, dell'energia, dal punto di vista della società, dell'economia, della finanza, dal punto di vista della politica e della cultura, porta a disastro. Quindi il problema è una riforma. Quando si dice che andiamo a fare in Italia, intanto stare un po' più dritti di banditi, non dipendere dall'idea altrui, provare anche a trasmettere qualcuno in anticipo invece di giocare di rimessa. E poi l'agenda, se vogliamo l'alternativa, l'agenda c'è davvero, ce l'hanno scritta le piazze, quelle italiane e quelle mediterranee. Perché l'ultimo anno io faccio datare, diciamo, l'agenda delle piazze dalla prima rivolta degli schiavi a Rosarno. Ma poi c'è stato il ricercatore universitario sui tetti, l'onda degli studenti, gli operai di Mirafiori che quasi per metà votano no, sapendo di poter perdere il lavoro, chiesto, però, vabbè, piazza Tagliere. E qui tutti dietro, a un coglione col maglioncino. Se chi qua mi perde metà mercato e pensa di riconquistare il mercato facendo un SUV a Mirafiori. Ma come un SUV? Cioè, con motori fatti a Detroit e montati a Torino e portati a Detroit, ma ci prendono in giro. La verità è che la sua missione non è fare macchine. La sua missione è cambiare i rapporti di forza in fabbrica. Ci viene da quel che succede
nel lavorare. E anche da quello che viene da piazze estere, con quelle di Tunisi o del Cairo, eccetera, secondo me se si segue quella gente lì, naturalmente quella politica non è mica solo, diciamo, sbandierare questi valori, eccetera, bisogna anche dare delle risposte, ma secondo me se intanto hai la gente, hai fatto il primo passo, poi anche per la proposta di soluzione. Però la gente è fondamentale, perché se l'agenda è la riforma della giustizia, il vero danno è stato fatto che la destra in Italia ha imposto l'agenda, prima ancora che le soluzioni. Noi quanti anni che discutiamo delle cose che di volta in volta vengono dettate da Forza Italia, dalla Lega, eccetera, eccetera. Domani vado a Varese. No, bocca al lupo, ma bisogna anche la Lega è una grande farma latte politica, quella è stata la più grande truffa e la Lega è una grande truffa, ha venduto favole, eccetera. Quindi l'agenda deve essere un'agenda autonoma, devi andare con i tuoi occhi, poi su questo costruisci una proposta e un'alternativa. Credo che le condizioni per poter finalmente voltare pagina, dovremmo soffrire ancora un po', perché sapete, quando un governo può contare su una maggioranza letteralmente comprata, insomma, può anche tentare di forzare la mano oltre. In Italia si discute tranquillamente di quanti parlamentari si comprano. Io penso che non sarebbe possibile neanche in paesi dove ci sono gli interferni, la forma. No? In Arabia di nomi membri. I parlamentari dell'Arabia Saudita, ma nessuno dice l'ho comprati, l'ho nominati, qui li nominano e li comprano, tutti e due, diciamo, e insomma dovremmo soffrire, però comincia a esserci le condizioni per provare. Lo sguardo nostro deve essere uno sguardo euro-mediterraneo e mondiale, se no non si vede più nulla. Questo è il paragone, questo sta succedendo in questo momento.